Bentrovati i nostri telespettatori, parliamo del Super Motard di Genova. Ormai questo filone è largamente collaudato e anche le competizioni indoor nello stadio, questo è Boris Chambon, uno dei pilastri del Super Motard internazionale, maltempo che ha flagellato Genova e purtroppo lo sta ancora facendo. Questo è Seal, un altro esperto pilota con la Husqvarna, Andrea Bartolini, campione di motocross, Chicco Chiodi, altro campione del motocross, due volte iridato, e abbiamo con noi Massimiliano Verderosa che ci terrà compagnia per illustrarci questo importante battesimo della gara di Genova. Ciao a tutti, è una serata straordinaria e io non me l'aspettavo e adesso vedremo perché. Ed è stata una serata davvero straordinaria, 6.000 persone hanno aderito a questo primo appuntamento. Questo è Manzo, altro portacolori della Husqvarna, pilota italiano e partecipante al mondiale, campionato del mondo al quale ha preso parte anche Massimiliano Verderosa, con risorse tutto sommato modeste, ma poi ne parleremo. Ed ora i 550 metri di Genova. Sto partendo per il nuovo giro di ricognizione per farvi vedere il tracciato al quarto stile, con delle staccate mozzafiato ma senza possibilità di accelerazione. Ora entriamo nel tratto sterrato dove ci sono delle whoops da crossista. Adesso arrivo alla staccata dove il terreno è viscido, farò un'apertura, rettilineo, staccata mozzafiato dove si scivola perché il terreno è molto sporco, l'asfalto invido, la staccata prima del rettilineo e l'apertura totale. Adesso rientro, ragazzi, il giro dello slitting è finito. Marce a raffica e soprattutto eventi fianco a fianco molto molto accesi. Siamo alle presentazioni, con il numero 18 arriva subito Chicco Chiodi, si presenta al pubblico. Ecco, in questo momento entro in pista, cerco di fare il meglio per subito fare un po' di spettacolo. Ero abbastanza teso e comunque credevo e puntavo, insomma, di fare il meglio possibile. E tra l'altro questo Andrea Bartolini, tra l'altro il Super Motard come perno portante allo spettacolo, il grande spettacolo, non soltanto in pista ma anche con i tanti numeri che vengono offerti e forniti a go-go dai piloti. Massimiliano Verderosa, senza dubbio un'atmosfera coinvolgente, tante persone che guardano, soprattutto un'area così ristretta dove niente sfugge all'occhio attento e soprattutto competente degli appassionati. Sì, in effetti è facile sbagliare perché, insomma, l'emozione che ti dà il pubblico con fischi, strilli, cioè, trombe, ce n'è un po' di tutto. Ed eccolo Boris Chambon con la nuova marca, difenderà i colori della KTM nel 2003. Boris e Stefan Chambon, due persone conosciutissime sia nel settore velocità sia nel fuoristrada, sono stati tra i primi a varare il sentiero del Motard sin dagli anni 80. Avrete seguito Eddie Seal e Massimo Manzo, uomini della Husqvarna. Eccolo Massimo Manzo, siamo ormai a ridosso degli start. Tra l'altro questa manovra del 360 gradi su una ruota, vale a dire con l'anteriore piantato in terra e col posteriore a completare il cerchio, viene usato anche per pulire le gomme e per portarle in temperatura. Eccolo qui Farioli che fornisce l'esempio, sentiamo Verderosa. Sì, viene usato sia per lo spettacolo che anche per portare in temperatura le gomme. Quella serata era abbastanza fredda, quindi bisognava stare molto attenti nel mantenere la temperatura delle coperture. Prima fila della gara All Star con Giovanelli 36, col 4 Balducci, con il 26 Fabio Farioli e con il 24 Jérôme Giraudot. Siamo allo start, gare secche, gare molto tirate, traiettoria che cerca di impostare. Farioli riesce a passare la prima difficoltà praticamente indenne ed è subito grande bagarre, Verderosa. Sì, Fabio è stato abile nella prima curva perché un tracciato così, una partenza con una curva così a gomito, era difficilissimo rimanere in piedi. È stato molto bravo. Vediamo subito dietro, c'è già tensione, vedo, nelle retrovie. E diciamo subito che il tracciato è mix, ovvero sia cemento e terra. Questo rappresenta un ostacolo in più e chiediamo a Massimiliano Verderosa il comportamento delle slick, gomme normalmente deputate ai fondi solidi. Portarle poi in temperatura, ripulirle, quanto può preoccupare il pilota?
nei primi giri è difficile, in quanto appunto le gomme sono generalmente abbastanza fredde, quindi occorrono due o tre giri per portarle in piena temperatura, insomma, o almeno una temperatura ottimale. E per pulirle appena finita la terra? E diciamo si mantiene il gas spalancato, visto che non c'era cemento, non c'era asfalto ed era un cemento liscio, e quindi la ruota non aveva pochissima aderenza in confronto, ecco, per fare un paragone, per far capire quanto poteva essere inferiore rispetto all'asfalto, possiamo dire un 60% in meno rispetto a un asfalto stradale, ecco, come grip. Farioli, artista delle traiettorie, cesellatore della sbandata, esce dal tratto più insidioso del percorso di Genova, seconda posizione per Gazzarata con la Yamaha due tempi, poi abbiamo con il 36 Giovannelli il resto del gruppo, ed eccolo Verderosa che compare con il 54, e non eri piazzato granché bene, tra l'altro qui ti sei anche piantato e hai perso parecchie posizioni. Sì, ero partito abbastanza indietro e stavo cercando di recuperare, purtroppo quando appunto provi in una pista del genere a rimontare è facile sbagliare, quindi trovarsi a terra, e in quel caso infatti sono finito a terra. Gare elettriche, gare nelle quali si dà il 200%, perché non esiste sul cronometro le lancette, il fatto che le lancette possano consentire al pilota di recuperare immutata la situazione. Quarta piazza per il 38, vale a dire per Costa, e poi troviamo il 46 Michele Lavetti con la Bor, gruppo sgranato con Chiodi in penultima posizione e poi ultimo Lumicino di coda, ma questo non fiacca assolutamente l'ardore di Verderosa, appunto il pilota romano della Honda. Abbiamo detto, senza assolutamente mancare di rispetto, che il Mondiale 2002 per te, Massimiliano, non è stato felice al 100%, quattordicesimo, ma con budget decisamente ridotto, con possibilità economiche, se vogliamo, non proprio a Lumicino, ma certo non faraoniche. Esatto, purtroppo ho corso nel Mondiale proprio con poche forze, cercando di spremere al massimo tutto quello che avevo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con i miei meccanici e insomma siamo riusciti comunque a fare sempre la nostra figura. Maurizio Vitali è il tecnico che prepara la moto di Massimiliano Verderosa, che tra l'altro ha qualcosa da dire al pubblico di Genova, nel senso che le risorse sono quelle che sono, bisogna stare attenti a qualunque spesa. Non ha potuto effettuare lo strip consueto, quindi il lancio di casco, stivali e guanti, perché tutto sommato ce lo spiega lui stesso. Esatto, siamo nel finale di stagione e quindi avevo poco materiale per finire la stagione, e purtroppo non ho potuto regalare quello che avevo, in quanto ho ancora un altro impegno, e se regalavo il casco o guanti o occhiali rischiavo di aver poco materiale per l'ultima gara, ovvero al motor show. Quindi per Massimiliano Verderosa ottimizzazione delle risorse in chiusura del 2002. Andrea Bartolini, e siamo tornati sul battistrada, vale a dire Farioli con la KTM che ha preso largo margine sul 34 Giovannelli e poi su Gazzarata. Gara senza dubbio maiuscola per quella di Farioli. Ci siamo visti nelle semifinali, ci siamo scontrati ovvero nelle semifinali, e devo dire l'ho trovato veramente veloce, infatti avevo subito capito che poteva puntare in alto. E tra l'altro Verderosa è stato uno dei pupilli del pubblico di Genova, infatti nella standing ovation per l'accesso alla super finale dei due piloti rimasti fuori è stato proprio Verderosa ad entrare insieme a Chambon. E quindi mettere Chambon, che è ormai un mito per gli appassionati supermotard, a fianco di Verderosa, o se volete il contrario, con tutto rispetto sia per l'uno che per l'altro, non è certo un fatto da sottovalutare. Esatto, anche lì sono rimasto sorpreso e devo dire per me è stata più di una vittoria sentirmi applaudire in quel modo e vedere il calore del pubblico, veramente mi ha dato una carica non da poco. E senz'altro Verderosa avrà modo di ribadire questo suo feeling con il pubblico anche in occasione del motor show che seguiremo
con Rai Sport Satellite nelle varie fasi della kermesse bolognese che chiude come di consueto la stagione. Siamo ormai alle ultime battute, torniamo all'appuntamento di Genova che è riuscito al 100% sia sotto il profilo spettacolare sia sotto il profilo agonistico. Di forza Andrea Bartolini sorpassa il 48 Cristian Ravaglia con Suzuki 250. Stiamo dicendo della manifestazione di Genova, prima in Italia, indoor, notturna, in spazio chiuso, e questo consente al pubblico di accedere senza tanti problemi, nel senso che hanno la possibilità di recarsi sul posto con i mezzi pubblici, esiste un impianto con tutte le comodità relative, non c'è polvere, non c'è fumo e poi soprattutto si può trascorrere una serata diversa. Infatti per il 2003 si sta cercando di allestire un calendario indoor. Gesto di gioia per Fabio Farioli, e questo fa parte sempre dello spettacolo, perché in quanto a dare dei momenti particolari i piloti del Supermotard certo non si fanno pregare due volte. Ultime battute per la All Star con affermazione di Farioli dunque scontata, a seguire Giovannelli, poi troviamo con il 34 Gazzarata, ultime fatiche per Farioli sulle Whoops ricavate in una delle aree estreme opposte del Palasport di Genova. Danza davvero, e Verderosa segue con cupidigia questi movimenti di Farioli, perché un conto è viverli in sella, altro è vederli a terra. Sì, infatti è vero, quello che vedi nelle telecamere o nel video, insomma, è differente, riesci a guardare le cose più nel dettaglio e a studiare meglio magari alcuni particolari che sfuggono comunque lì al momento. Con il 54 ricordiamo che è in gara il nostro ospite. Siamo, come detto, in conclusione, eccolo qui per un istante, ha sorpassato Chicco Chiodi che era in gara con il 18 e ovviamente con Yamaha. Impennata per Fabio Farioli in uscita dalle Whoops, di nuovo destra-sinistra con la parte posteriore della moto a bandiera, mentre per il secondo posto se la stanno vedendo sia Giovannelli sia Gazzarata. Ricordiamo Gazzarata con il 34, Gazzarata con il 34, con il 36 Giovannelli. Chiusura della competizione, confermato il passaggio, mentre con la moto piantata in terra il posteriore in alto fa spettacolo Farioli. Questa è la classifica, dopo la fine della KTM troviamo Giovannelli, Gazzarata, Costa e Lavetti con la VOR. Queste immagini indicano chiaramente il pubblico che è arrivato al Palasport di Genova. Siamo sul numero 9, su Kunzel, e ora su Chambon, su Boris Chambon. Questa è la partenza della gara riservata agli specialisti, con Kunzel che si rivela pessimo avversario per tutti, nel senso che Münster prende il comando favorito anche da momenti abbastanza difficili. A farne le spese è il 53 Paolucci, Paolo Paolucci, pilota della Honda. Siamo sulle Whoops con Kunzel che ha già preso in mano la gara, seconda posizione per Chambon, terza piazza per il 25 Graziano Rispoli, anch'egli con la Honda. Poi segue il tandem della ECE, l'uscita di gara di Chambon in terra, perde tantissimo e sarà obbligato a ricorrere all'ausilio del pubblico per rientrare nella super finale, discorso che è riferito anche a Massimiliano Verderosa. Siamo tornati sul battistrada, sul numero 9 Kunzel, Whoops per lui, seconda posizione per il 25 Rispoli, poi con il 15 Lorenzo Pes TM 450, a bandiera si avventa sul corto rettilineo Graziano Rispoli, e poi il tandem della Husqvarna composto da Seal e da Massimo Manzo, Seal con il 5, Manzo con il numero 1. Verderosa, gara anche questa degli specialisti molto appassionante, non c'è stato un momento di tregua. Esatto, si vede subito comunque che tutti volevano far bene, il ritmo mi sembra anche alto, forse anche di più dell'altra batteria, li vedo che da dietro spingono proprio per andare a recuperare sul primo. Con il 67 per un istante Andrea Raso, e poi con il 57 chiude questo gruppetto Enrico Sangallo con Suzuki 250, arriva come di consueto di traverso il leader Kunzel,
e ricordiamo che Verde Rosa è iniziato dal cross, poi è stato rapito da questa nuova passione. Esatto, e se, quando ho visto insomma la crescita di questa specialità non ho potuto fare a meno insomma di iniziare subito a correre e di partecipare a queste gare. Le vediamo moto di altissimo livello in questo frangente, ma rammentiamo che il motard è disciplina aperta anche a coloro che hanno le tasche non propriamente gonfie, nel senso che si può prendere una moto tra virgolette vecchia, magari una a due tempi, allestirla per le competizioni velocità, quindi con cerchi da 17, modificandone il comportamento della ciclistica, e poi se vogliamo c'è bisogno di poco o null'altro, si può recuperare anche da qualche moto in disuso l'impianto frenante, se vogliamo, Massimiliano. Sì, in effetti è vero, la Super Motard o Super Moto, insomma, come dir si voglia, insomma, prende piede proprio per questo motivo, in quanto lo si può fare sia a livelli altissimi, quindi con costi di un certo tipo, o non necessariamente si può affrontare con piccole spese, quindi facendo alcune piccole modifiche alla propria moto per diventare una super moto, insomma, per girare e divertirsi con pochi soldi. E cresce nel frattempo Manzo, che sta cercando di prendere la posizione a Lorenzo Pesse, mentre Künzel è lontanissimo, non teme più nessuno, ormai il cuscinetto che ha costruito il pilota della KTM lo pone al riparo da qualunque sorpresa, tiene i denti serrati. Graziano Rispoli sulla seconda posizione, insegnato da Eddie Sill, ma sta recuperando anche Manzo, eccolo, che cerca di tenere la seconda posizione Graziano Rispoli, pressato da Sill. Di nuovo la telecamera va a prendere il battistrada, impegnato nella parte più chiusa dei 550 metri misti cemento e terra di Genova. Verde Rosa, quante marce si usano in competizione? In questo tracciato devo dire che si usava generalmente la prima, in prima marcia, e in alcuni casi si metteva la seconda, ma era raro, cioè almeno per quanto riguarda la mia moto, usavo la prima e ogni tanto la seconda. Qualche trucco per la conduzione, vale a dire per bilanciare meglio la moto, per controllare la sbandata? Ma bisogna avere un buon feeling con la ruota posteriore. Nel frattempo Sill ha preso la posizione di Rispoli, torniamo a Verde Rosa, stavamo dicendo? E bisogna avere un buon feeling sulla ruota posteriore, quindi avvertire ogni minima perdita di aderenza, così da poter gestire le intraversate. Quindi allenamento, allenamento, allenamento. Esatto, tanta pratica. Tanta pratica per un pilota professionista come sei tu, che cosa vuol dire tanta pratica? Vuol dire più o meno tutti i giorni sulla moto, se non con allenamenti duri, ma più o meno per star sopra la moto, quindi anche giocare va anche bene. E perde la terza posizione Rispoli, la prende invece Manzo, e questo fatto viene molto apprezzato dal pubblico di Genova. Questo campo lungo ci consente di valutare qual è la situazione. Künzel sempre al comando, seconda posizione per Sill, terzo Manzo, poi quarto per l'appunto Rispoli, e con il 15 compare anche Lorenzo Pesse, poi il numero 7 Salvador ed il 53 Paolo Paolucci con la Honda. Frenata indicata chiaramente dalla colonna sonora dell'impianto della KTM. Seconda posizione per Eddie Sill, uno degli specialisti più apprezzati della disciplina. E chiediamo a Verde Rosa, gli italiani sono un po' in sofferenza, manca un serbatoio importante, mancano i bambini, anche se ormai sono in allestimento dei trofei riservati ai più giovani. Credo che il prossimo anno si comincerà a muovere, credo, qualcosa proprio per far sì che crescano i bambini su questa specialità. E io ci credo molto nel tirar fuori, crescere insomma dei bambini, perché poi sono loro che faranno il futuro di questo sport. Dovranno consentire la prosecuzione, vittoria per Künzel, ma era largamente scontato. Nel frattempo anche un mezzo improprio e abbastanza strano da vedere offre spettacolo, e che spettacolo!
Finale specialist per Künzel davanti KTM, davanti a Sill con Husqvarna, terza posizione per Manso, anche egli con Husqvarna, poi Rispoli, Honda, PES, TM, Salvador KTM, Paolucci, Honda, ottavo Raso, nono Sangalli con la Suzuki. Siamo tornati di nuovo in pista e siamo sulla prima fila, siamo sulla prima fila della finale più interessante in lontananza, ultimo verde rosa. Ero molto carico appunto perché il pubblico aveva voluto che io ci fossi nella finale. Finale che comincia subito in modo abbastanza rocambolesco, con prima curva che vede a terra Kunzel-Sill, Farioli e Giovannelli, e prende il comando della gara il 25, vale a dire Graziano Rispoli. Ricordiamo che verde rosa in gara con il 54, così che possiate individuarlo. Subito a ritmo elevatissimo, seconda posizione per il 36 Giovannelli, che è riuscito in qualche modo a recuperare metri, ed eccolo verde rosa con la sagoma nera, rosso per il look della Honda, impegnatissimo a recuperare posizioni su posizioni. Terza piazza per Manzo e siamo appena agli inizi della super finale. Compare anche la sagoma di Chambon e Manzo cerca di prendere la posizione di Giovannelli, non ci riesce, traiettoria abbastanza larga, ma è anche questo il bello del super motard verde rosa. Eccolo qui in quarta posizione, alle spalle di Boris Chambon. Il bello del motard è che in qualche maniera nessuno può dire parto al palo e ho speranze di vincere, parto ultimo e sono già sconfitto ancor prima del verde. Esatto, qui non si hanno dei vantaggi, ma che poi alla fine della gara non sai mai, perché il ritmo è alto e la fatica è tanta, quindi bisogna fare i conti con tante vicissitudini che ci sono della gara. Posizione al transito, ora al comando è Manzo con il numero 1, seconda posizione per il 36 Giovannelli, poi abbiamo Boris Chambon, contatto leggerissimo tra la ruota posteriore di Manzo e l'anteriore di Giovannelli, poi terza piazza per Chambon, quarto con il 54 Massimiliano Verderosa. Siamo sulla parte più scorrevole dei 550 metri, si volta Manzo ma sta per succedere qualcosa di importante per Verderosa. E appunto Giovannelli scivola per un attimo, Chambon esita una frazione di secondo, io ne approfitto e sorpasso tutti e due in un colpo solo. Pertanto seconda posizione per Massimiliano Verderosa con Battistrada sempre Manzo, terza piazza per Chambon, poi con il 38 abbiamo intravisto per un istante il passaggio di Roberto Costa, ma c'è Farioli in terra, dunque la gara perde uno dei potenziali protagonisti. Manzo cerca di imporre ritmo, eccolo verde rosa, terza posizione per Chambon. Manzo avevi intuito che poteva essere alla portata, poteva essere preso Massimiliano? Il distacco non era poco. Scusa, si ferma anche Graziano Rispoli, per un istante è stato costretto a rimettere in moto la Honda e quindi tempo perso, vai. A quel punto io ho visto che il distacco non era poco, però ero convinto che c'era ancora molto tempo appunto per finire la gara, quindi ho iniziato subito ad andare al limite, a forzare il ritmo per appunto riagguantarlo e giocarsi la gara. Notevole l'uscita di Verderosa in accelerazione dal tratto in terra che immette sulla superficie più dura in cemento, sempre Manzo, Battistrada curva a 90 gradi che chiude la parte più guidata del tracciato di Genova, per poi questo bruciare questo cortissimo rettilineo, prima seconda, di nuovo prima al tornantino, poi verso il pezzo in terra, ecco qui sulle boops che sollecitano oltremodo non soltanto il mezzo ma anche il pilota. Si esce dalla boops, sempre seconda posizione per Verderosa, terza piazza per Boris Chambon, quarto passa Roberto Costa e siamo in chiusura del pacchetto che ormai è deputato ad occupare il podio. Verderosa crede sempre di più nel possibile aggancio con Manzo, con la Husqvarna. Sì, in questo momento poi c'era anche a dire una cosa, che quando passavo sotto i tornanti sentivo proprio il pubblico che proprio esultava, gridava, e quello veramente mi ha dato uno sprint finale
e ancora adesso guarda, ringrazio il pubblico che mi ha sostenuto in questa fatica e in questa grande prestazione soprattutto. Recupero di Farioli mentre Boris Chambon cerca di punzecchiare il pilota romano della Honda. Campolungo per Massimo Manzo col numero 1 sempre Battistrada, quartetto che è immutato al passaggio, vale a dire, ripetiamo, Manzo leader, seconda posizione per Verderosa, terza piazza per Boris Chambon e poi Costa in chiusura del gruppetto che ormai è lanciato verso il podio. Tre posizioni, quelle di testa, che sono molto serrate. Si pianta Boris Chambon, cerca, leva la marcia. Sì, esatto, cerca, sta cercando il folle per esatto. poter accendere la moto, ma si sta rendendo conto che comunque è già passato troppo tempo, anche se il tentativo è mai vano, sì. Diciamo che abbiamo battuto gli occhi per quattro volte e Massimiliano Verderosa ha detto il tempo è già trascorso ed è troppo, ora ha trovato il folle e Boris Chambon rimette in funzione la KTM, ma ormai per lui purtroppo la frittata è fatta. E siamo tornati su coloro che puntano con estrema decisione al successo, vale a dire il fuggitivo, il numero uno Manzo, mentre gli altri sono ormai staccatissimi e tutto sommato con il morale non più così vigoroso e spumeggiante rispetto allo start, stavamo dicendo del Battistrada, Manzo ormai riagguantato da Massimiliano Verderosa con il 54, mentre con il 34 si è intravisto ormai fuori dai giochi, completamente fuori dai giochi, Massimiliano Gazzarata. Ma torniamo su coloro che stanno deliziando i 6.000 di Genova, del Palasport di Genova, per questo primo esordio del Supermotard indoor e soprattutto in notturna, battesimo riuscito nel migliore dei modi, vale a dire il numero 1 Manzo, inseguito da Massimiliano Verderosa, sempre più vicino, mentre ormai le speranze per Costa di inserirsi nel duello tra Manzo e Verderosa sono ridotte davvero ai minimi termini, anzi diciamo pure che sono quasi del tutto schiacciate dall'evidenza dei fatti. Manzo sempre Battistrada comincia ad annusare il tubo di scarico della Husqvarna, Massimiliano Verderosa sente che l'avversario è a portata di mano. Massimiliano, a questo punto la manetta del gas comincia a vibrare come se avesse volontà propria. Sì, mi ero reso conto che mancava poco, ero veramente lì attaccato, al minimo errore non avrei esitato, ero veramente con l'adrenalina in corpo in quel momento. E si sta per verificare una di quelle cose che fanno soltanto che bene allo sport del motore, vale a dire un pilota partito ultimo in una gara così serrata, così difficile e così spietata, cade, questo è diciamo l'esempio tipico, cade Manzo e pertanto il ruolo di Battistrada passa giustamente e meritatamente nelle mani di Verderosa. Stiamo dicendo di una di quelle cose che fanno sognare gli appassionati di motori, vale a dire un pilota parte ultimo col morale tutt'altro che sotto i piedi e può puntare alla vittoria. Ed eccolo Verderosa, ormai sei tranquillo Massimiliano, hai controllato chi ti è più vicino. Mi rendevo conto, sì, che comunque non c'era più nessuno dietro e potevo tranquillamente fare gli ultimi metri della gara senza che nulla accadesse, quindi mi stavo veramente facendo tipo un giro d'onore, ecco, sentivo il pubblico che esultava, era un sogno, veramente, la realizzazione di un sogno, veramente. Massimiliano, ma quanto c'è di travaso tra il pubblico? Cioè uno fa un gesto, un pilota fa un gesto agonistico, e come sente che il pubblico risponde anche essendo concentrato al 1000%? È strano da dirsi, però veramente io ho corso tutto da... Ultimo giro. Esatto, mancava l'ultimo giro, gli ultimi metri. Ho corso veramente con il cuore in mano dalle battere di qualificazione fino alla fine. Ecco, si è visto anche un momento dei ragazzi che mi esultavano. E ho dato veramente di tutto quello che c'era, anche devo dire a discapito proprio del risultato, pensavo soltanto appunto a divertirmi e anche a fare spettacolo, perché no? E poi alla fine è venuto anche il risultato per ripagare il pubblico. Pertanto il massimo dell'economia è stato agguantato da Massimiliano Verderosa che va verso il direttore di gara che lo attende sulla dirittura di arrivo a partenza e tra non molto le impressioni del romano che ha vinto questo Super Indoor di Genova. Una coppa meritatissima.
Penso proprio di sì, perché partendo in ultima fila non avrei mai detto di ritrovarmi primo. Piano piano, non commettendo errori, e in più la carica del pubblico ha fatto il resto e devo solo ringraziare tutti. Beh sì, oggi devo dire è stata una gara di altissimo livello, anche perché insomma i piloti che parteciparono erano tra i migliori al mondo. Quindi primeggiare qui è gratificante e mi dà stimolo per affrontare degli impegni più importanti. Siamo in chiusura, ringraziamo Giuseppe Crudo per la parte tecnica, questa è la grafica relativa alla super finale della gara di Genova, riuscita benissimo. Ringraziamo Verderosa e gli auguriamo in bocca al lupo per il 2003. Grazie ai Crepi.